Ragazzi, mi hanno invitato a matrimonio. Pure a me, porco schifo. Pure a me, mannaggia tutto. E voi quando ce l'avete? Io il 9 agosto. Io il 10. Io l'11. Ma che gli dice il cervello a questi? Niente, se no non si sposavano. Vabbè, mo non esagerà. Ma che esagerà? Io non ho capito perché la cazzata la fanno loro e le conseguenze le devo pagare io. Magari solo le conseguenze dovevamo pagare. Voi quanto gli date? Io 200. Io 300. Vieni a voi, io 500. Ma perché la sposa gli ha dovuta comprare a te? Ma no, scemo, sono il testimone. Il testimone di che? È il testimone del furto. 500 euro non è un regalo, è un investimento a fondo perduto. Ma no, sono il testimone dello sposo. Se usa così. Ma se usa così che? Io se gli davo 500 euro come minimo se dovevano riprendere l'invito. Davvero? Mo glielo propongo, magari accettano. Ah regà, ma che è stato a di? Piuttosto, voi che ve mettete? Un sorriso di circostanza. Dei vestiti sto a di. Io metto il vestito della comunione. Della comunione di chi? Della mia. A questo il cervello non gli esercenne manco composta da ranzulla. Falla finita. Scusa, ma t'entra ancora? Sì, devo solo perdere 4 taglie ed è fatta. E come fai a perdere 4 taglie in un mese? Un modo ci sarà. Sì, devi andare in coma. Vabbè, allora lo faccio allargare. Ma 4 taglie non è allargarlo, è attaccarci un altro vestito. Porca paletta sartoriale. Te invece come te vesti? Io un vestito c'ho. E com'è? De lana. È il matrimonio agosto e te ce l'hai col vestito de lana. Oh, quello c'ho. Ho fatto pure estratto conto ieri. E quindi? E quindi l'alternativa a palle de fuori. E mannaggino. No, forse è meglio de lana. Appunto. Te invece? Io non ce l'ho, me lo devo comprare. Oh, te sta a costa più il matrimonio suo che il tuo. Ho capito. E che devo fare? Ragazzi, dobbiamo ribellarci! Sono d'accordo! Ribellarci a che? Ai matrimoni, porca paletta coniugata! E come facciamo? Apriamo un'associazione! De che? Di avvocati divorzisti! Ma già c'è! Quelli sono l'unici che credono nel matrimonio! E allora inventiamoci qualcosa, perché io non ce la faccio più! C'ha ragione il patologia qua! Dovemo di basta! A che? Basta alla messa fatta a 180 km da ristorante! Basta alla cugina stonata che canta l'Ave Maria! Basta ste foto di sposi che durano 3 ore e 40 e te devi star lì aspettare per mangiare! Ma che gli sta a fare? Una foto a un quadro olio! Esagerato! Basta coi nomi dei tavoli a tema! Che per capire dove devi sederti devi stare 5 ore a leggere quel cartellone che è scritto con un font incomprensibile! Infatti, i tavoli vanno chiamati 1, 2, 3, 4 e 5, non le di Oscar, Fiore de Loto o Tutankhamon! Vabbè, ma non mi pare una cosa così grave! Infatti, lo sai qual è la cosa grave? No! Che alla fine ti mettono nel tavolo misto e non conosci nessuno! Sì, e poi ci trovi uno con occhiali che suda pure da seduto e te fa: ciao, sono Fabio, ti ricordi? E te l'unica cosa che gli vorresti dire è: Fabio, ma chi cazzo sei? Vabbè, ma voi siete troppo intolleranti però. No, siamo stanchi. Di che? Di tutto. Basta coi menu elaborati dove è tutto in pasta, in crosta e in salsa. Che tutti dicono che è buono solo perché non hanno capito che se sono magnati. Vabbè, ma... Basta con i matrimoni che durano più di 8 ore. Ma è il giorno più bello della loro vita. Ho capito, ma perché deve essere più brutto della nostra però? E poi basta gli zii ubriachi che ballano. Ai cugini che ogni matrimonio c'hanno un figlio in più. Alle vecchie che non ti riconoscono. Ai parenti che ti intervistano. Alle stesse tre battute sulla vita coniugale. All'altra famiglia che è sempre più burinata della tua. Alla musica brutta. Ai vestiti in taffeta. E regà, e basta. Ma perché odiate così tanti matrimoni? Perché ognuno vuole fare un matrimonio diverso e alla fine sono tutti diversi uguali. Io invece perché all'ultimo matrimonio giù al paese ho avuto delle disavventure. Tipo? Ho conosciuto una ragazza. Ma dove, a matrimonio? Sì. Guarda, Sta zitto. E com'era? Una cerimonia semplice e un pranzo abbondante. Com'era la ragazza, no il matrimonio? La ragazza era bellissima, era l'unica giovane oltre a me. Guarda, Smettila. E quindi? E quindi siamo entrati in confidenza e dopo aver bevuto un po' di vino siamo andati a fare una passeggiata. Guarda, Ma la finisci? Poi? Poi ci siamo fermati dietro un cespuglio e dopo un po' che parlavamo tra un dinghete e un danghete a lei è presa voglia. Oh, vedi? Poi? Allora si è alzata il vestito, però mi ha fatto una richiesta strana. Guarda, Zitto tu! Che richiesta? Mi ha detto che mentre lo fa le piace essere chiamata per cognome. Guarda, Ma la smetti! E beh, qual è il problema? Nessuno! Infatti io le ho chiesto come faceva di cognome e lei mi ha risposto Persichetti. E allora? E allora io gli ho detto: ma dai, pure mio zio Giorgio fa di cognome Persichetti. Guarda! Aspetta, e poi? E poi lei mi ha detto: ma dai, pure mio padre si chiama Giorgio. E quindi? E quindi ho scoperto che era mia cugina. Non c'è cosa più di... Non lo di manco per scherzo. Non se fa, lascia perdere. Ma perché? Davvero, perché? Ma la smetti, te? Perché no? È tua cugina. Sangue del tuo sangue. Appunto, già sono mischiati. Liquido più, liquido meno. Palla finita. Ma a me lei piace. Ho capito, ma con tanta gente è proprio tua cugina. Infatti, chiedigli se c'è una cugina. Ma no, è uguale. Manco la cugina della cugina. Ma no. Ma scusa, dopo quale grado di parentela te la posso scopare? Nessuno. Devi lasciar perdere, punto. E niente, Sallucchio, Don Abbondi ha parlato. Questo accoppiamento non si...
da fare. E quindi adesso? Io posso dire meglio di no.